Tommaso, buongiorno. Buongiorno. Allora, torniamo un po' a questa partita in cui lo Spezia ha giocato sicuramente meglio della Salernitana, ma ancora una volta, magari anche un po' per sfortuna stavolta direi, non è venuto il risultato fuori casa. Ma sicuramente abbiamo fatto una bella partita, questo l'ha visto tutti, abbiamo giocato come sappiamo fare. È arrivata una sconfitta, probabilmente meritata, anche in vista dell'inferiorità numerica di tutto il secondo tempo. A maggior ragione nel secondo tempo, a mio modo di vedere, abbiamo fatto forse meglio del primo. E c'è stata magari una mancanza nostra, più che una sfortuna, di riuscire a concludere magari in maniera un po' più determinata certe situazioni. Che alla fine abbiamo creato, perché fino alla tre quarti campo ci arrivavamo senza problemi, li abbiamo tenuti lì tutto il secondo tempo, siamo stati veramente bravi, belli da vedere, ma purtroppo con zero punti. Però per il mio modo di pensare il calcio bisogna, cioè, l'obiettivo non è sicuramente migliorare il risultato finale, ma quello è una conseguenza che viene da un gioco creato. E penso che il gioco che noi stiamo facendo in questo momento, l'obiettivo è riproporre quello che abbiamo fatto. Poi il risultato, se giochi 10 partite così, non so quante ne perdi, secondo me veramente poche. Per cui per me l'obiettivo comunque è riuscire a riproporci su questi alti livelli, perché secondo me abbiamo fatto una partita ad altissimo livello. Poi di conseguenza verrà il risultato, ovviamente dobbiamo essere più bravi magari nella fase conclusiva, essere un po' più cattivi, un po' più presenti in area in certe situazioni. Però dal mio punto di vista abbiamo fatto una bella partita. E magari fare anche più attenzione su queste disattenzioni che portano i gol avversari, insomma fino a quel momento, fino al gol praticamente avevate giocato solo voi, poi questa disattenzione, questa ripartenza sbagliata ci ha costato un gol pesante. Sì, è mancata magari un po' di cattiveria e determinazione nell'intero una palla a metà campo, e si è sviluppata un'azione loro, poi... È vero, tu sottolinei un errore magari di copertura della palla in mezzo al campo, però poi ci sono anche gli avversari. E sul gol si sono anche mossi bene, secondo me ha fatto un bel gol, senza grossi errori di reparto. Però nel senso, l'errore nel calcio ci sta, puoi subire un gol, ma in questo caso magari dobbiamo farne due noi, più che evitare di subirne uno. Ecco. Sì, sì, lo sottolineavo più che altro perché... rispetto alle occasioni che concediamo agli avversari, gli avversari fanno tanti gol, ecco, perché è un po' quello il dato, no? Poi è ovvio che c'è la bravura anche dell'avversario, gli avversari ci sono in campo e quindi è giusto considerarli importanti, però succede un po' troppe volte secondo me che prendete gol in queste condizioni. No, quello sicuramente bisogna migliorare magari in alcune circostanze l'attenzione, ma come hai detto te, già se abbiamo poca occasione di subire gol è già comunque un buon segnale dal mio punto di vista, soprattutto poi in una partita che al secondo tempo, ripeto, giochi fuori casa e non in meno, abbiamo concesso davvero poco. Allora, classe 94, ma non si sente. Classe 94, e ora sei in quella fase in cui non sei più giovane e non sei, diciamo, un veterano. Cosa pensi del tuo futuro? No, sinceramente penso al presente, penso a quest'anno. Io è l'ottavo campionato che faccio con, tra virgolette, con i grandi, per cui non mi sento più un giovane. Anzi, mi sento comunque, visto che è l'ottavo campionato, mi sento a mio agio. No, un vecchio no, però mi sento a mio agio e niente, poi ripeto, il futuro... non so cosa porterà, ma devo pensare a continuare a far bene con lo Spezia. Qualche presenza l'anno scorso, insomma 13, guardate, insomma, e già quest'anno sei già a metà. Ti aspettavi di essere titolare, perché alla fine sei la prima scelta? Beh, diciamo che l'anno scorso mi aspettavo di avere quel ruolo lì, l'avevo accettato da quando sono arrivato, anzi non mi aspettavo di riuscire
a avere così tante presenze a fine campionato. Quest'anno sono partito con un altro obiettivo, sicuramente quello di essere protagonista. All'inizio anno già, non mi ricordo se qualcuno di voi mi ha chiamato, e il mio obiettivo era essere protagonista dello Spezia. L'anno scorso facevo il ruolo tra virgolette di comparsa, quest'anno invece il mio obiettivo era quello, di riuscire a giocare con continuità. E per ora sono contento di quello che sto facendo, ecco. Quando Marino parla di sorprese, insomma, di persone che, di elementi della rosa che sono cresciuti molto, quasi come se non se l'aspettasse, nomina Okereke e Giasi e nomina te. Come l'hai sorpreso, mister? No, io sono consapevole delle mie potenzialità, di quello che posso dare alla squadra. Probabilmente lui non mi conosceva come giocatore e sicuramente inizio anno, nel periodo di preparazione e tutto, non sei magari il giocatore pronto per affrontare la stagione, nel senso devi un attimino rodarti. Infatti poi, diciamo, lui penso abbia visto una crescita soprattutto da quando poi è iniziato il campionato e tutto, ma non penso di aver fatto qualcosa in più di quello che possa fare io, ecco, anzi penso che sono in continua crescita, e lui, sono contento di averlo sorpreso, però non, cioè, dal mio punto di vista non mi sono sorpreso io stesso. Corri veloce, marchi molto meglio dell'anno scorso, devi migliorare un po' il colpo di testa. Sì, no, devo migliorare in generale, secondo me, in fase difensiva, nella marcatura, quello sì. Migliorato rispetto all'anno scorso, ripeto, sicuramente, ma non solo in fase magari difensiva, in generale, perché giocando acquisisci sicurezze che l'anno scorso magari non avevo, e quello di conseguenza ti dà una mano in tutto, in tutto, magari a provare una giocata in più. In qualsiasi situazione del campo la sicurezza ovviamente ti aiuta, ecco, per cui gioco più sereno e basta. Adesso vi aspetta il Benevento, che comunque è una squadra tosta, ma che anche lei sta iniziando ad avere delle difficoltà in questo campionato. Come pensate di prepararvi a questa sfida? Oggi vi iniziate anche ad allenarvi, quindi l'idea ce l'avrete. No, beh, sicuramente il mister oggi ci inizia a far capire come affrontare questa squadra qua, che è sicuramente tra le squadre più forti a livello di rosa di questo campionato, però la affronteremo come abbiamo affrontato le altre partite, sicuramente cercando di fare il nostro gioco, come ho detto prima, di continuare a proporre il nostro calcio, che sicuramente ci darà la mano a portare a casa un risultato positivo. Ecco, tutto qui. Vi aspetterà poi una serie di partite tra la fine di novembre e dicembre continue, senza stacchi. Vi sentite pronti per affrontare quest'ultimo carico prima della... Assolutamente, assolutamente, perché la rosa di quest'anno è abbondante, nel senso che abbiamo tantissimi giocatori pronti per giocare, veramente il mister ha una scelta incredibile, il gioco uno gioca l'altro, veramente c'è poca differenza a mio modo di vedere, siamo veramente tanti titolari, ecco, per cui a maggior ragione più è partite, più probabilmente questa rosa importante può dare punti e può dare più certezze, magari rispetto ad altre squadre che hanno meno cambi rispetto a noi può essere una forza per noi giocare magari più partite in breve tempo, ecco. Ecco, qualche conclusione in più in porta, non ti viene da qualche volta da provare magari, anche se ovviamente i terzini fanno più difficoltà a calciare la rete, perché rispetto magari agli esterni che giocano col piede invertito, voi partite magari e vi accentrate col destro, è più difficile andare alla conclusione. Ah sì, poi per me ancora di più, perché col destro è
destro non lo so proprio. Cammini e basta. A parte gli scherzi, no, vabbè, io è vero, sono più un giocatore di fascia, di corsia, per cui mi viene più difficile che mi trova in situazione di conclusione a rete, ecco. Per cui magari è meglio fare qualche assist. Meglio farli fare. Però... Insomma, però al di là di tutto e soprattutto per il fatto che quest'anno stai giocando di più, la tua esperienza a Spezia credo che sia fino a questo momento positiva, no? Sì, sicuramente positiva. No, sono contento di star qua, ripeto, una società importante come Spezia. E poi è ovvio che tutti vogliono giocare quest'anno, quindi son contento di questa situazione. Per cui dobbiamo cercare di fare magari un po' meglio dal punto di vista dei risultati, ma sono sicuro che questo accadrà se continuiamo su questa strada, perché la squadra è molto forte, a mio modo di vedere. Ecco, in partite come l'ultima, com'è che le prendete come spogliatoio? Cioè, avete subito voglia di ritornare in campo per rifarvi, insomma? Beh sì, quello sicuramente. Il nostro sport è uno sport molto privilegiato, perché hai sempre la possibilità di rifarti solamente dopo una settimana, per cui questo è un vantaggio che abbiamo, ma la prendiamo un po' come vi sto dimostrando che l'abbiamo presa, non solamente io ma tutta la squadra. Dopo la partita ci guardiamo in faccia e ti dici: è un peccato non aver fatto punti dopo non aver fatto una prestazione del genere, però preferisco perdere così che perdere 2-0 senza mai aver visto la palla. Per cui è motivo di soddisfazione, perché abbiamo fatto una partita fatta bene e, ripeto, se ne giochiamo così ne perderemo poche. Per cui sicuramente c'è rammarico e tutto, però non è che dobbiamo stravolgere le cose perché abbiamo perso una partita. Ecco. Anche perché ora avete l'opportunità di avere due partite in casa. Poter provare. Sicuramente il pubblico ci aiuta e anche i dati stanno dimostrando come in casa ci esprimiamo meglio dal punto di vista del punteggio, quello è fuori discussione, però anche quello credo sia anche un po' casualità, ecco. Non penso ci sia un problema trasferto. Grazie Tommaso. Niente.